A tali e quali con Soldi Mahmood. Fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, metti a casa, ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà, mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Quella di Fabi Vitale. Difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi, lasci la città ma nessuno lo sa, ieri eri qua, ora dove sei papà, mi chiedi come va, come va, come va, sai già come va, come va. Grazie. Altra standing ovation. Altra standing ovation. Grazie al nostro corpo di ballo. Vieni, vieni, vieni qua. Lorenzo, come va, come va? Benissimo. Sei più rilassato adesso? Adesso sì. Era una specie di corda di violino prima. Dai, iniziamo da Loretta. Bravo. Grazie. Lorenzo, tu hai fatto una specie di terapia come l'ho fatta io. Ho usato la mia professione, il mio amore per questa professione per guarire dalla timidezza e dai miei complessi. Non sono stata magari vittima di bullismo come è successo a te, però capisco che questo lavoro ci aiuta tantissimo a vincere le nostre paure, a trovare le nostre sicurezze dentro di noi, in fondo, e a tirarle fuori. Sei stato molto bravo e ti auguro veramente di toglierti tante soddisfazioni a prescindere dai giudizi degli altri, che non ci devono riguardare. Noi dobbiamo essere fedeli a noi stessi e non adattarci al giudizio degli altri. Capire se hanno naturalmente esperienza da poter dire qualcosa, ma rimanere fedeli a noi stessi, coerenti con noi stessi. Complimenti. Grazie mille. Pensa Lorenzo in questo momento, tanti cosa stanno pensando. Soprattutto mio padre. Tutto mio padre. Mira, guarda Lorenzo, Cristiano. Beh, ho visto un ragazzo molto timido imitare Mahmood, ma mi sarebbe piaciuto sentire di più la tua voce. Mahmood ha dei vocalizzi molto controllati. Tu ci sei, hai centrato bene nella frase, per esempio, è difficile stare al mondo. Lì ho sentito Mahmood, però dopo mi sono perso. Comunque, se tu vuoi fare questa carriera, devi impegnarti molto di più, è molto difficile, però se ti impegni, come diceva prima Loretta, ci riuscirai, però devi essere veramente molto determinato. Va bene. Vai. Giorgio. Cioè, non ho capito una cosa, cioè tu ritieni che lui ha fatto solo è difficile stare al mondo ma uguale? Ascoltando Mahmood, conoscendolo bene, sì, in quel lato quello lì... Tu che hai sentito, Giorgio? Io, guarda, io devo dire, stasera, non so, non, siamo qua che ci guardiamo, sì, siamo... e diciamo, che facciamo, che diciamo, cioè, veramente qua... Sono tutti tali e quali. Esatto, sono tutti tali e quali. Sì.
Sì, è questione di poche cose, di attimi, come diceva giustamente Cristiano, di un accenno, di una cosa, ma veramente ci mettete, ogni volta che esce qualcuno da quell'ascensore ci mette in difficoltà. Ma dov'è la Parietti? Scusa, datemi la Parietti. Ma che Parietti? Sono tutti bravi qua, Carlo. Parietti e Biagio Izzo. Là. Ma quello volevo dire, ma non dai, c'è, qualcosa, ma non c'è qualcuno che somiglia a me? Vabbè, se sentiamo il parere di Biagio. No, a livello vocale, mi aspettavo veramente, essendo gente comune, che fanno tutt'altro, che non fanno questo mestiere, mi aspettavo di trovare più stonature, meno intonazioni. Signori, ma veramente chapeau a tutti quanti. Vai, accomodati, vai, rilassati anche, rilassati.